l'occasione di vedere le facce tricolori perché città cittadina del Cervino, per cui bellissima emozione, il tempo spettacolare, il posto fantastico, per cui direi che ne valsa la pena essere qua. Noi siamo qua in vacanza, ne abbiamo approfittato per vedere le frecce tricolore, molto belle, molto belle. Il Cervino anche molto bello. Gran gala d'apertura venerdì 10 luglio per i 150 anni dalla conquista del Cervino, con il passaggio delle frecce tricolori nel cielo di Cervinia e la sfilata delle guide del Cervino e dei maestri di sci nella via principale del paese. Iniziano così a Cervinia i festeggiamenti e le ricorrenze in onore del 150enario della prima ascensione sulla sua montagna più famosa. Era il 14 luglio del 1865, quando l'inglese Whymper raggiunse per primo la vetta dalla via svizzera. Tre giorni dopo, il 17 luglio, Jean-Antoine Carrel salì in cima al Cervino dalla via italiana, più difficile e giudicata allora impossibile. Oggi inizia il compleanno del Cervino. Noi siamo qui ad aspettare turisti, bambini, mamme, genitori, tutti quanti per fargli apprezzare il Cervino e questo fantastico territorio alpino. Quest'anno abbiamo scelto Cervinia e la Val Tournanche, approfittando di questo evento e di tutte, insomma, le attrattive che c'erano per passare le nostre vacanze. È stata molto, molto bene, anche perché la giornata era molto favorevole e quindi è andata bene. Le frecce è stato un bello spettacolo. Tra gli appuntamenti clou, nei giorni che ricordano appunto le due salite in vetta al Cervino, il 14 luglio verrà in vetta la Giornata del Silenzio, in onore di tutte le vittime della montagna, e il 17, sempre di luglio, sarà invece celebrata una messa sul Cervino con le guide di Cervinia e Zermatt. Tra gli ospiti d'onore, l'alpinista di Breuil Cervinia Hervé Barmas e Reinhold Messner, che come è noto ha scalato per primo tutti gli 8000 della Terra. La sera del 10 luglio, quando il sole è tramontato, le luci dei riflettori si sono accese, illuminando il Cervino, per rendere omaggio ai suoi primi scalatori e alle sue guide, che proprio quest'anno festeggiano i 150 anni dalla loro fondazione. Lo spettacolo si ripeterà fino a domenica 19 luglio. Il Cervino è forse l'unica montagna che si presta ad essere illuminata per la sua particolare forma piramidale, che consente di disegnare, con i riflettori accesi, contorni perfetti, creando un contrasto chiaro-scuro visibile anche da lontano. Magnifico il colpo d'occhio che si percepisce da Antey, nella bassa valle, dove la Val Tournanche si apre, anzi si inchina, alla sua montagna regina.